Chiedevo prima se è stato, diciamo, verificato qual è l'ufficio che origina la richiesta che lei ha illustrato. Allora, il documento che noi acquisiamo è un documento innanzitutto che era in origine un riservato. Noi lo acquisiamo per la prima volta attraverso gli atti declassificati delle commissioni parlamentari d'inchiesta e poi lo ritroviamo anche presso gli uffici territoriali dell'Arma. Quindi che tipo di richiesta è? Cioè in quale ambito si Il colloca? documento proviene dalla Regione Carabinieri Catanzaro, Compagnia di Gioia Tauro, ed è indirizzato al Comando Gruppo Carabinieri di Reggio Calabria e fa riferimento a una richiesta che evidentemente è stata formulata dal Gruppo Carabinieri di Reggio Calabria, numero 10/28IR, R significa riservato, datato il 28/6/1978, quindi si tratta di un documento la cui richiesta avviene immediatamente successivamente all'omicidio di Aldo Moro. Ma non ci sono riferimenti a questo episodio, quindi è un fatto soltanto legato alle date. Ci sono riferimenti? A questo episodio specifico o è un fatto che lei ricava soltanto per la vicinanza No, lo rilevo dei perché in buona sostanza sì, la temporale, richiesta intendo. attiene la possibile appartenenza in Appo alle Brigate Rosse, quindi una richiesta del genere immediatamente dopo Vabbè, il sequestro Moro mi però nel sembra che documento lei sia. non ha riferimenti al sequestro Moro. No, 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 no. Poi un altro aspetto vorrei che lei chiarisse perché è riportato dell'informativa che lei ha illustrato e riguarderebbe un tale Giovanni Calabrò, cugino di Giuseppe Calabrò, che è stato condannato proprio in relazione agli episodi che si ricostruiscono in questa sede. Perché parla di Giovanni Calabrò? Chi è Giovanni Calabrò e quali attinenze ha con la nostra Sì, ricostruzione? certamente. Allora, io avevo nella precedente udienza fatto una precisazione in relazione al rinvenimento di un manuale originale in lingua americana, che era la direttiva FM 3031B del 18/3/1970, che era stata rinvenuta in una valigetta nella disponibilità di Maria Grazia Gelli, figlia di Licio Gelli. Questo avviene nel 1981. In questo documento, in modo particolare, riferiva: può capitare che i governi dei PO, quindi dei paesi occidentali, dimostrino una certa passività o indecisione nei confronti delle versioni comunista o comunque di ispirazione comunista. Ancora più avanti, quando il tipo di situazione prospettata poc'anzi si verifica, tali gruppi, i quali agiscono sotto il controllo dei servizi dell'esercito USA, dovrebbero essere usati per lanciare azioni violente o non violente a seconda della natura della circostanza. Quindi il dato di partenza era questo. Da lì abbiamo rilevato da un altro procedimento penale che il numero 72-6109 RGNR modello 21 e nonché numero 2351-2015 modello 21 Quindi stiamo parlando di indagini qui della locale procura distrettuale. della Procura Distrettuale di Reggio Calabria. Avevamo rilevato una serie di interconnessioni tra il defunto Licio Gelli e Giovanni Calabrò, nipote dell'attuale A me risulta. imputato Rocco Santo Filippone, nonché cugino del Calabrò che aveva sparato i due carabinieri Fava e Sì. Garofalo. Tra le tante risultanze ho messo in evidenza il fatto che Giovanni Calabrò, presso la filiale Unicredit di Roma di via Ferrero da Cambiano, fosse titolare di un conto corrente numero 40 12 62 2 12, dove era titolare di delega ad operare dal 21/10/2010 al 26/4/2011 Gelli Maria Cristiana, nata ad Arezzo il 23/11/1980, nipote di Licio Gelli. Quindi, per capirci, ha valorizzato risultanze di natura finanziaria, accertamenti a carattere finanziario,
da cui risulta che il cugino di Giuseppe Calabrò e nipote di Rocco Santo Filippone aveva un conto cointestato con la nipote di Licio Gelli. Non cointestato, ma titolare di delega ad operare. Delega ad operare. Quindi il conto sul quale poteva operare e il conto è intestato alla nipote di Licio Gelli. Il conto era intestato a Calabrò Giovanni e titolare di delega ad operare era la nipote, Gelli Maria Cristiana. Perfetto. E poi volevo fare una precisazione perché nelle cronologie che ho fatto erroneamente ho riportato l'attentato di Via Fauro al maggio del 1992, in verità è il 1993. L'analisi che io stavo facendo riguardava più che altro la presunta presenza di Giuseppe Graviano e di Matteo Messina Denaro nel 1992 a una delle trasmissioni di Maurizio Costanzo Show, secondo quanto è emerso da più organi di stampa e ritengo che sia stato anche oggetto di indagini. Senta, lei parlava di accertamenti di natura finanziaria di più ampio respiro in relazione a Calabrò Giovanni. Sì. Quindi lei ha fatto accesso integralmente a quegli accertamenti o soltanto, diciamo, alla verifica sul conto corrente intestato al Calabrò a cui favore operava Gelli e Maria Cristiana? No, ho fatto riferimento a altri considerevoli accertamenti che sono stati oggetto di riferimento in altra comunicazione che al momento non è oggetto di ostensione. Non riversati in questa nota. È in grado di dirmi come fossero sorti i rapporti tra il Calabrò e la famiglia Gelli? No, questo non lo so. Posso dire senz'altro che da quelle altre indagini erano emersi una serie di rapporti tra il Calabrò e Gelli e da un punto di vista mediatico peraltro era anche emerso che alla morte di Licio Gelli Calabrò avesse inviato una corona di fiori al funerale. Senta, il Calabrò che attività svolge? Calabrò Giovanni? È un imprenditore che si occupa in modo particolare, se non ricordo male, di metalli, in particolare il nickel. Quindi è un imprenditore nell'ambito di materie prime, possiamo dire. Sì, poi non so se abbia altre attività di impresa, non è un tema che ho approfondito adesso. Va bene, grazie. Io avrei finito. Allora, le difese? Ci sono domande? Sì, Presidente. Prego, Avvocato. Sì. Dice il suo nome e cognome? Sì, per la registrazione. L'avvocato Aloisio per la registrazione. Buongiorno, intanto che sono arrivati in ritardo. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Senta, alcune domande in merito chiaramente a quanto... Avvocato, un po' più forte, non la sentiamo. Sì. Avvicino un attimo il microfono. Sì, dottore, dicevo, alcune domande in merito da quanto da lei, diciamo, ricostruito, soprattutto rispetto ai riscontri... Se parla più forte perché la... Soprattutto rispetto ai riscontri che lei ha effettuato in base alle dichiarazioni dei collaboratori che ancora dobbiamo sentire, tranne chiaramente D'Urso. Rispetto a Bruzzese, volevo capire, il collaboratore Bruzzese, lei ha accertato quando per la prima volta il collaboratore parla di questo incontro in questo agrumeto con Craxi e con Berlusconi? In quale, diciamo... Allora, il riferimento però... è quello che io indico del verbale che è stato oggetto di acquisizione che è allegato all'informativa. Aspetti che le dico la data perché non... Allora, il documento che io ho come riferimento è del 10 marzo 2021 ed è una,
un verbale che proviene dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, viene trasmesso alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria ed è oggetto di delega. Poi che se ci sono altri riferimenti io questo non lo so. In precedenza, non l'ho accertato in precedenza rispetto a quello del 10 marzo 2021. No, e questo mi è stato delegato, non ho idea. Vabbè. Senta, lei ha accertato da che anno, insomma, da che periodo vi è un interesse di Berlusconi rispetto alla politica? 4 anni. Le chiedo scusa, avvocato, ma... Prego, prego. Quindi, quali sono gli interessi di Berlusconi? No, se ha accertato in quale anno, o comunque in che periodo, Berlusconi manifesta la volontà di entrare in politica. Allora, quello che noi rileviamo da un punto di vista di evoluzione del procedimento lo rileviamo negli anni 90, nel momento in cui c'è questa costituzione di Forza Italia, e nelle precedenti deposizioni ho anche fatto riferimento a una riunione che c'era stata nel settembre del 1990. 93 se non ricordo 93 se non ricordo male, prima ha detto 91, se è quella di Polsi. Prego? Se è quella di Polsi ha detto 91 prima. No, un attimo. Il riferimento della sua discesa formale in politica non lo rileviamo nel 1993 nella villa in Sardegna. Però già precedentemente dalla riunione di Pozzi, di cui ho detto prima, della discesa in campo del Partito degli Uomini, che era stata indicata da Nucera e che emerge anche agli atti del procedimento sistemi criminali, è retrodatabile quantomeno al 1991. 91. Senta, lei ha accertato qual era l'attività lavorativa, comunque, di cosa si occupasse Berlusconi nel 78, nel 79, faccio riferimento a quelle che sono state chiaramente le, diciamo, dichiarazioni di Bruzzese rispetto anche a questo così incontro in questo agrumento. Lei ha accertato effettivamente quale fosse l'attività lavorativa, allora, comunque gli interessi imprenditoriali di Berlusconi in quel momento? Allora, io rilevo l'attività che noi facciamo sull'attività imprenditoriale di Berlusconi parte dal momento in cui facciamo un approfondimento sulla vicenda dei ponti ripetitori in Calabria, di cui ho già riferito nel processo di primo grado. Quindi adesso non ricordo se è 81 o 83, però è datata da quel periodo in poi. Quindi fa riferimento a Sorrenti, quindi a quanto ricostruito rispetto alla figura di Sorrenti, è sì. Corretto? E chiaramente ne abbiamo già parlato nelle precedenti sì. Udienze. Se lei mi chiede cosa facesse nel 78 non l'ho accertato, non è un tema che ho approfondito. Senta, ma in quel momento, quantomeno, indipendentemente dall'attività lavorativa di Berlusconi, quindi se appunto aveva delle società, delle attività, Berlusconi in quel momento era un personaggio pubblico? Appariva in televisione? Io non ho capito come si possa rispondere, diciamo, con la precisione che serve in un'aula d'udienza a questo tipo di domande, sinceramente. Se facciamo riferimenti a trasmissioni televisive, siamo tutti in grado di andare a ricercare le trasmissioni televisive, quindi non è che il test ha una conoscenza migliore della nostra. Se poi gli chiediamo se ha fatto accertamenti, va bene. E questo sto chiedendo. Io sto chiedendo, visto, Presidente, posso? Visto che il collaboratore, noi qui abbiamo sentito il dottore Di Stefano a riscontro rispetto a quelle che sono state le dichiarazioni dei vari collaboratori che ancora dobbiamo sentire. Dico, il collaboratore bruzzese, lo abbiamo anche visto durante il corso dell'esame, l'abbiamo sentito, fa riferimento alla 78-79, rispetto a questa riunione in questo agrumeto alla presenza, diciamo, di Bruzzese padre ed altre persone. Mi sembra, secondo me, anche logico chiedere se è stata compiuta un'attività di indagine rispetto a quell'anno, rispetto a quegli anni 78-79, per capire
per capire se effettivamente Bruzzese avesse visto in televisione, l'ha dichiarato lui, Berlusconi e Craxi. Forse Craxi sì, perché era già, voglio dire, se non sbaglio, era presidente del Partito Socialista in quel momento, da qualche anno, ma volevo capire se avete accertato anche, diciamo, se Berlusconi era un personaggio pubblico o comunque se in quegli anni si era visto in TV, peraltro una TV, cioè la TV nazionale, non c'erano ancora in quel momento altre TV. Avete effettuato questo accertamento? Allora, io non ho effettuato gli accertamenti riferiti all'anno 1978-1979, però ho riferito quella che è stata tutta l'evoluzione normativa sulla radio, sulla telecomunicazione, con il procedimento, col processo della cosiddetta cassettizzazione, e poi ho spiegato che vi sarebbero stati una serie di decreti sotto la legislatura Craxi, che è la nona legislatura, con i decreti cosiddetti Berlusconi 1, 2 e 3, che dovrebbero essere 84-85. Poi se fosse diventato imprenditore del settore televisivo 6 mesi prima, io questo non, in questo contesto non l'ho verificato. No, l'avvocato si riferiva sì, al 1978, non è stato verificato. Aspetto, ecco, si riferiva, non è stato verificato. Quali apparizioni radio televisive immagino. No, comunque non lo so sinceramente da un punto di vista. No, se l'avete fatto. No, non se è stato fatto, ho già risposto. Prego, avvocato. Sì. Senta, riprendo un attimo quelle che sono state le sue dichiarazioni rispetto, lei ha parlato di periodo finestra anche durante il corso dell'esame, chiaramente nell'informativa, per cercare un attimino di focalizzare e contestualizzare la data di questo incontro. Il periodo finestra, se non sbaglio, è maggio 82, novembre 82, questo è quello che avete ricostruito. Avvocato, di cosa stiamo parlando? Dell'incontro, chiaramente della presenza di Gangemi, di Piromalli Giuseppe. Quindi adesso stiamo parlando di un altro tema, abbiamo lasciato Berlusconi, stiamo parlando di un altro incontro. Sì, sì, sì. Rispetto all'incontro con gli emissari siciliani, mi scusi, c'ha ragione, non ho premesso questo. L'incontro alla presenza, da quello che dichiara il collaboratore, anche di un nipote, se non ricordo male, di Badalamenti. Ecco, l'arco temporale, avete focalizzato questo arco temporale dell'incontro sulla base chiaramente... Maggio-novembre 1992. 82? 1982. 82. Senta, lei ha parlato di due motivi che chiaramente hanno fatto sì che appunto questi emissari siciliani si presentassero a De Stefano, a Piromalli e a Gangemi. Il primo motivo è la politica estera di Craxi e di Andreotti, che andavano contro quelli che erano, la politica, ecco, degli Stati Uniti. È corretto? Sì. E l'altro motivo riguardava la guerra di mafia in Sicilia, in particolare a Palermo, tra i palermitani e i corleonesi. Ora, la domanda è questa. Lei ha cercato di focalizzare questo incontro nel 1982, ma la politica di Craxi e di Andreotti rispetto a quelle che erano, diciamo, gli orientamenti degli Stati Uniti, quando viene fuori in concreto? Lei ha parlato prima di Sigonella, ci vuole dire quando avviene questo fatto? Aspetta, avvocato, io ho fatto degli altri riferimenti. Capito quale fatto? Sigonella. Ah, ecco. Presidente, ho compreso perfettamente, no, cerco di rispondere per fare un attimo di chiarezza. Allora, il collaboratore fa un riferimento, un accadimento che lui ricorda nella memoria su questa politica che avrebbe riguardato Bettino Craxi. Avevo precisato che tra il 31 marzo ed il 4 aprile del 1982, quindi
parliamo di 1982, prima del maggio 82, vi era stata a Rimini la conferenza programmatica del Partito Socialista Italiano e avevo letto un breve passaggio di questa di questo intervento. Scusi, se lo interrompo, perché l'ha già dichiarato questo, voglio dire, Presidente, se posso interrompere un attimo, l'ha già dichiarato rispetto a questo intervento che andava in contrasto con quella che era la politica e gli orientamenti in quel momento degli Stati Uniti. Io però vorrei focalizzare un altro punto, siccome il collaboratore parla di Craxi e Andreotti, faccio un'altra domanda, quando Craxi e Andreotti fanno parte nello stesso con la momento, nona legislatura del 1983. Dobbiamo farlo aumentare, per comprensione anche nostra. Anticipato la risposta. No, ma io voglio sapere la domanda. No, chiedo scusa. Sì, chiedo quando scusa. Fanno parte dello stesso governo, quando Craxi diventa Presidente del Consiglio e Andreotti alla Farnesina Ministro degli Esteri. Nel 1983 con la nona legislatura. Perfetto. Quando Andreotti manifesta, diciamo, questo suo orientamento politico in contrasto con quella che era la politica degli Stati Uniti? Allora, io non ho studiato tutte le carte di Andreotti, ma Andreotti si trova alla Farnesina nel momento in cui c'è la crisi di Sigonella. La crisi di Sigonella avviene nell'ottobre del 1985. Dico... Quindi lei ha riscontrato in positivo le dichiarazioni di Bruzzese, visto che comunque l'incontro è avvenuto nell'82. Ora mi sta dicendo Sigonella 85, Craxi e Berlusconi, Craxi e Andreotti insieme dall'83. Se la riunione è dell'82, cioè lei ha riscontrato in positivo le dichiarazioni di Bruzzese o in negativo a questo punto? La valutazione in positivo e negativo non sta a me, ma sta al giudizio della Corte. Io in modo notarile ho esposto una serie di atti che ho acquisito e sono partito dall'aprile del 1982, quando Bettino Craxi era comunque uno dei soggetti di vertice della politica italiana e aveva avuto in modo ufficiale all'interno di un congresso programmatico del Partito Socialista Italiano a Rimini un atteggiamento assolutamente critico nei confronti degli Stati Uniti, e siamo nel 1982. Ma poi aveva incarichi di governo, mi scusi, nell'82, Craxi? Ma non mi pare che nelle dichiarazioni del collaboratore si faccia riferimento al fatto che Craxi fosse il Presidente del Consiglio dei Ministri. Benissimo. Allora, rispetto a Andreotti nell'82, in quel periodo, aveva incarichi di governo, aveva comunque espresso delle valutazioni rispetto alla politica americana nell'82. Io torno a dire che se l'avvocato ha bisogno di approfondire questi temi, parte da dati documentali che sono disponibili e poi li contesta al testimone. Quindi non si interroga il testimone sul filo della memoria, si è già detto che certi accertamenti non li ha fatti. Quindi se Andreotti aveva incarico di governo, caro avvocato, questo si ricerca facilmente anche attraverso le fonti aperte. Benissimo, dottore. Beh, ma io ho fatto un'altra domanda. Sì, ho capito qual è la sua domanda, però il testimone le ha già risposto che lui alcuni accertamenti non li ha svolti. Quindi lei lo sta interrogando, vuol dire, come se fosse un'intervista, e secondo me non è ammesso, vuol dire, questo tipo di controesame. Poi ovviamente mi rimetto alle valutazioni della Corte. Avanti, avvocato. Qual è la domanda ulteriore? Sì, dico, l'ho fatta poc'anzi, nel senso se Andreotti nell'82 aveva espresso... comunque, quella l'ho capito. Non ha risposto su questo ancora. Cioè, ha detto che non ha fatto gli accertamenti, quindi... Mi pare che è una risposta. Senta, questa, no? L'altro motivo della riunione, da quello che ho potuto capire, era legato alla guerra... che in quel momento di mafia in Sicilia, in particolare a Palermo, tra i palermitani e i corleonesi. Lei ha anche riferito che Nino Gangemi dice: attenzione, schieriamoci con i corleonesi perché ci potrebbe essere qualche problema per i detenuti, quindi per chiaramente tutelare, diciamo, i detenuti in quel momento riferibile all'Ndrangheta, che erano chiaramente in carcere. Ora vorrei capire una cosa: visto che la riunione è appunto
l'abbiamo diciamo così contestualizzata in quel periodo storico, nell'82. La guerra di mafia nell'82 era ancora in corso oppure sarà già conclusa con la vittoria dei corleonesi? Allora, innanzitutto io non ho riferito che Nino Cangemi ha detto, io ho riportato quelle che erano le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, quindi non è una ricostruzione che faccio io. Io ho fatto una ricostruzione diversa, che è una ricostruzione documentale, e ho indicato che dal processo che riguardava Abate più non mi ricordo quanti, cioè il maxi processo di Palermo, vi sono delle in atti, delle intercettazioni telefoniche che collimano esattamente con una intenzione da parte del gruppo dei palermitani di chiedere ausilio alle cosche calabresi al fine di avere dei gruppi di fuoco da utilizzare in Sicilia. Quindi questa è la ricostruzione che faccio io. Se poi lei mi chiede quando finisce la guerra di mafia, chiedo 5 minuti di sospensione, prendo gli atti e lo verifico. Non capisco. L'accertamento, se lei ha fatto questo tipo di accertamento, visto che la riunione guardi, dell'82... ho anche elencato una serie di morti che ci sono stati in quel periodo, nel periodo in cui ci sarebbe stata la riunione. Non mi pare che fosse già conclusa nel 1982, poi può darsi che io mi sbagli. Senta, a questo punto le faccio una domanda rispetto a queste scomparse dell'82. Lei ha verificato se questi morti, c'è un elenco di soggetti appunto scomparsi, sono gli stessi scomparsi a San Giuseppe Jato e rispetto ai quali si sono celebrati diversi procedimenti con sentenza passata in giudicato a Palermo? Faccio riferimento ad Agate più altri, processo Tempesta e processo Agrigento. Lei ha verificato se quella lista di nomi è la stessa di quelle che comunque sono indicate nel corpo di quelle sentenze? Allora, io lì ho preso una serie di elenchi che siamo riusciti a recuperare attraverso dei vecchi archivi sugli scomparsi. Se poi ci sia collimino esattamente quegli elenchi con gli elenchi in sentenza, io questo non lo so, ma il fatto che possano essere scomparse delle persone a Palermo e che possano essere state inserite in un contesto di un dispositivo giudiziario che riguarda tutti i morti di Palermo, non, secondo me non è che cambia molto da un punto di vista investigativo. Senta, per quella che può essere la mia valutazione, cioè se muore, se c'è una scomparsa di un gruppo di fuoco e poi nel contesto di un calderone di un procedimento giudiziario questa persona viene inserita tra i morti che ci sono stati, ma questa persona in verità non è morta a Palermo ma è morta da un'altra parte, in un altro contesto che riguarda comunque la vicenda, io questo non lo so. Era l'accertamento rispetto alle dichiarazioni di Bruzzese, nel senso Bruzzese dice: queste persone, questi emissari siciliani, sono venuti in Calabria, uno di questi era il nipote di Tano Badalamenti e due sono scomparsi. Cioè. Ecco, rispetto a questo dato io chiaramente faccio la domanda. Lei ha verificato se, ha detto di no, che non ha verificato se vi è appunto, se le stesse persone scomparse sono state anche indicate nel corpo di quelle sentenze. Non ha verificato. Senta, un'altra cosa, ma lei ha verificato se altri collaboratori di giustizia, e faccio riferimento alle persone più vicine a Totò Riina, quindi Giuffrè, Cangemi, Ganci, hanno mai fatto riferimento a questa scomparsa e comunque a queste riunioni sulla Piana? Io ho svolto un'attività su delega, l'attività su delega richiedeva pedissequamente di seguire quelle che erano le linee guida, è quello che ho fatto. Senta, lei ha verificato se i Piromalli, comunque inteso come famiglia Piromalli in generale, non il singolo Giuseppe, avevano rapporti con la 'ndrangheta della Ionica
in particolare con i Morabito, gli Africo, chiaramente in quegli anni. Con riguardo all'attività di riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori, sì, sì. Comunque, ce lo vuole precisare, avvocato. C'è un argomento che rientra... Però vorremmo capire. Sì, rispetto alla... è una ricostruzione che lei ha fatto rispetto ai collegamenti dei piromalli con l'andrangheta della Ionica, con alcuni soggetti della Ionica. Ci può dire se tra questi vi erano anche Morabito? Tira dritto. Avvocato, i riscontri che ho fatto sono quelli che io ho riferito. Se lei mi chiede se nel 1983 Giuseppe o un altro componente della famiglia Piromalli avesse rapporti diretti e influenze dirette con la famiglia Morabito, io questo non l'ho riscontrato. Senta, lei sa chi è Antonino Salamone? Certo che so, ma ne ho anche riferito, ho parlato del fatto che Salomone, che si trovava all'obbligo di soggiorno, si era andato a rifugiare ad Africo. Da chi? Allora le spiego, cerco di spiegarlo. Era andato almeno da quello che emerge dagli atti, sarebbe andato a casa dei cosiddetti tira dritto e poi da lì si sarebbe rifugiato alla stazione Carabinieri. Si ricorda in che periodo? L'ho già riferito nel precedente processo, devo prendere le vecchie informative, ho già parlato di questi. Ne ha già parlato, vabbè, allora non sono già agli atti. Non c'è bisogno. Senta, ma Salomone era legato a Giuseppe Graviano? Era il posto di San Giuseppe Iato, se non ricordo male. Dico, di quale frangia faceva parte? Bisogna vedere nel 1981-82 quali possono essere schieramenti. Ma stiamo continuando a fare un'intervista. Cioè io non so quali sono le conoscenze in generale del dottore Di Stefano sulla storia di Cosa Nostra. Qui bisogna rimanere attinenti ai fatti che lui ha ricostruito nel corso del suo esame. Presidente, mi parla di Badalamenti, chiaramente cerco di approfondire il tema. Quindi chiediamogli se conosce le vicende personali della famiglia Badalamenti. Salomone, questo è il modo di fare il contrasto. Era legato ai Badalamenti, cioè, sto cercando di approfondire un tema. E gli anni sono quelli di riferimento, non sono anni 90, stiamo parlando del 1983. Avvocato, se lei chiede se il testimone ha consultato atti da cui risultano i legami tra Tizio e Caio, non ha nulla da opporre. Ma se lei fa domande generiche, se ha conoscenza di rapporti, che vuol dire? Quale tipo di rapporti? Personali? Professionali? Che tipo di rapporti? Ma io penso che stiamo parlando di rapporti di 'ndrangheta qui. E quindi? Non credo che abbia conoscenze universali il testimone. No, se ce le ha, ben venga. Ma dico, se non ce l'ha, va bene. Okay. No, ma oltre... Questo accertamento non è stato fatto, però ha risposto in ogni caso. Giudice, Presidente. Se posso rispondere, oltre che non è una questione di conoscenze universali, è una questione che va comunque datata... non soltanto nel tempo, ma una serie di dinamiche particolari. Faccio l'esempio di scuola del rapporto tra Paolo De Stefano e Pasquale Condello, che erano compari e dopo l'attentato a Nino Emerti sono diventati acerrimi nemici. Quindi ci sono delle valutazioni sulle quali io potrei eventualmente rispondere avendo dei riferimenti precisi, spazio-temporali, e avendo la possibilità anche di documentarmi se sono attività che io non ho fatto. Quindi, bene così, dottor. Prego, facciamo sì, altre domande. Sì, sì, qualche altra domanda, sì. Probabilmente ha già risposto, ma non ricordo... Il passaggio, lei ha fatto riferimento, sempre rispetto alle dichiarazioni di Bruzzese, a Marchese Antonino. Ricorda questo passaggio, Marchese Antonino, Mangano? Sì. Ecco, Marchese Antonino, ricorda di chi è cognato? Aspetti, evito di dire una castroneria e lo prendo dall'informativa. Sì. Di Luca Bagarella. Bagarella. Marchese Antonino è quindi cognato di Bagarella, è lo stesso quindi Marchese di cui parla Bruzzese?
quando ci sono visti. Allora, io sto prendendo riferimento di. Lì ho conosciuto Antonio Manco nel quartiere Brancaccio, nel passaggio c'era anche Antonino Marchese, cognato di Luca Bargarella, okay, a sua volta cognato di Salvatore Rina. Ok, vabbè, solo questo volevo chiarire, questo passaggio. Senta. Ha parlato anche dell'autoparco di Milano. Mi scusi, avvocato, possiamo essere chiari? Cioè, queste sono dichiarazioni che rende Bruzzese? A proposito di Marchese? Sono di Bruzzese. E mi dice in quale parte, per favore, parla di Marchese, Bruzzese? Io lo trovo a pagina 11 delle trascrizioni, però posso anche vedere l'informativa. No, per poterla seguire. Comunque, nella stessa informativa, poi, avvocato, è specificato Antonino Mangano. Dottore Di Stefano. Prima di continuare a rispondere ho bisogno di capire se c'è un errore in questo riferimento che fa l'avvocato Loisio. Io comunque il dato l'ho anche estrapolato da pagina 11 delle trascrizioni. Ma a pagina 11 mi pare che si parla di D'Urso, non di Bruzzese. Ah, forse ho confuso, sì, era D'Urso, non era Bruzzese. Ho confuso il collaboratore. Grazie, sì. Perché pensavo di essermi perso una parte delle deposizioni di Bruzzese. Dottore, poteva tranquillamente dirlo, ecco, abbiamo perso soltanto un po' del tempo. Sì, era D'Urso, ho commesso un errore, Presidente. Ma lei voleva sapere del rapporto parentale, perché è specificato nel corso dell'informativa. No, glielo leggo, così evitiamo altri equivoci. Sì. Antonino Mangano è nato a Palermo il 19-1-57, Antonino Marchese è nato a Palermo l'11-3-1957, la sorella Vincenza ha sposato Luca Bagarella. Perfetto. Senta, lei ha fatto riferimento anche all'autoparco di Milano, sì. Che era gestito, lei parla dei platioti. Lei parla? Dei platioti, di soggetti riconducibili a platì che frequentavano l'autoparco di Milano. Lei sa da chi era gestito questo autoparco? Ha accertato? Allora, io non ho lavorato sull'autoparco di Milano, ho semplicemente preso dei riferimenti che sono arcinoti su una serie di procedimenti penali in cui si fa riferimento che l'autoparco di via Salomone a Milano fosse oggetto di riunione di una serie di soggetti della criminalità calabrese, tra cui quella dei facente riferimento alle famiglie di Platì, alle famiglie di Platì, ma anche al gruppo di Franco Coco Schettini trovato. Dico, non sa se era gestito da soggetti siciliani pure. Lei parla sottovoce. Se l'autoparco era gestito da personaggi siciliani. Ora ho sentito. Allora, io ho dato per scontato un dato che è abbastanza noto nella letteratura giudiziaria. Se poi lei mi chiede se vi erano dei soggetti siciliani, ritengo di sì, però dovrei documentarmi per poter rispondere in modo dettagliato se c'è questa necessità. Voglio sapere se era gestito dalla... Scusi un attimo, avvocato, qual è il dato per cui lei ritiene? Lo ritengo a memoria, avendo lavorato su tanti temi, anche su quelli del anche da un punto di vista di lettura della letteratura giudiziaria. Però non è un dato su cui in questo contesto ho lavorato direttamente, perché per me era diciamo non particolarmente importante approfondire l'autoparco
di via Salomone. Va bene. Sì, Presidente, volevo soltanto capire se era stato effettuato un accertamento e se il dottore sa se questo, appunto autoparco era gestito dal clan Cappello Bonaccorso. Lei ricorda questa circostanza? Avvocato, io ho già risposto. Vabbè, ho già risposto. Il procuratore generale, chiaro, no? No, ci sono sentenze sull'autoparco. È inutile la seconda domanda perché ho già risposto sulla prima. Cercavo di stimolare un attimo la memoria. Vabbè, io gliel'ho ammessa, però. Senta, lei ha fatto riferimento anche ad una società, all'International Export Company. Sì. Riferibile, lei ha detto, a Stefano Delle Chiaie. Ma la titolare era la moglie di Rosario Leone. Rosario Leone, perfetto. Era una donna di origine dell'est e dove avevano quote societarie, se mi pare di averlo precisato, Stefano Delle Chiaie e Stefano Menicacci. Lei è sicuro di questo, anche Stefano Delle Chiaie? O soltanto l'avvocato? Mi dia un attimo, glielo dico. Allora, faccio richiamo alla comunicazione DIA del Centro Operativo DIA di Roma, numero 125 RM/6H2-45 di protocollo 4790 dell'8 giugno 1994. Nel riscontrare le dichiarazioni di Luigi Sparacio, a un certo punto quell'ufficio riporta testualmente: particolare rilevanza invece assume la presenza tra i suoi clienti abituali, si parla del ristorante dove si doveva recarsi il dottor De Gennaro e dove doveva avvenire l'attentato. Sì, dottore, scusi, io volevo capire una cosa, se avete effettuato un accertamento rispetto a queste dichiarazioni. Adesso rispondo, se mi dà tempo le rispondo. Allora, tale Leone Rosario, imprenditore calabrese, è di lui figlio Leone Pasquale, il quale ultimo a dire del Pino con conferma del socio Gian Serra, con ogni probabilità, negli ultimi mesi e nel corso anno, sarebbe stato visto frequentare il locale. È da evidenziare peraltro che Leone Rosario, nato a Catanzaro il 6/4/1941, titolare di un'omonima ditta individuale che appalta lavori di restaurazione e pulizia locali, risulta convivente con tale Vladimira Galina, nata a Mosca il 30/11/1962, socia della SRL International Export Company, IEL, unitamente al noto estremista di destra Stefano Delle Chiaie, nato a Caserta il 13/9/1936, credo di averle risposto. Questo io riporto in modo notarile un atto che proviene dalla DIA di Roma del 1994. Quindi questo è un atto notarile? Ha fatto riferimento a un atto notarile, ho sentito bene? No. Riporto in modo notarile, riporto in modo... Ma riporto... una visura è stata fatta su questa società? Avvocato, non ho redatto io questa informativa del 1994. Vabbè. Io la domanda la devo fare, chiaramente... Lei ha risposto sul tema, devo chiedere se ha fatto una visura. Senta, cambiamo argomento. Durante il corso dell'esame lei ha fatto riferimento anche a Franco Muto e quindi quel traffico di droga
con Nino Gangemi e un tale santo Filippone. È corretto? È corretto, dico. Franco Muto, Nino Gangemi e santo Filippone. Senta, chi è Franco Muto? Franco Muto è ritenuto essere il soggetto di vertice dell'omonima cosca Muto di Cetraro. Senta, lei ha accertato in che periodo Franco Muto ha ospitato Salvatore Contorno durante la latitanza di Salvatore Contorno? No. Sa se ha ospitato Salvatore Contorno durante la latitanza? Non ho fatto questo accertamento, non so rispondere. Senta, rispetto invece alle dichiarazioni di D'Urso, all'affallito attentato, lui fa riferimento al fallito attentato all'Olimpico di Roma. Ecco, vorrei capire, cioè, lei ritiene attendibile D'Urso perché riceve queste indicazioni da Mangano? Cioè, secondo lei queste indicazioni che da Mangano sono indicazioni, diciamo, genuine, quindi il D'Urso dichiara qualcosa che non è contaminato da altro? In questo senso... Manda, avvocato, non lo so, non lo so, non credo che sì, proprio... È un po' una se valutazione. Vuole chiarircela, se no... È un po' una valutazione, ma il test ha fatto riferimento al pregio delle dichiarazioni di D'Urso durante il corso dell'esame, faccio riferimento a pagina 12, proprio perché riceve queste indicazioni da Mangano, è corretto? Cioè queste dichiarazioni di D'Urso sono di pregio proprio perché le riceve da un diretto interessato che sapeva di quei fatti? Allora, avvocato, io sono un ufficiale della polizia giudiziaria. Il mio compito non è quello di fare una valutazione sull'attendibilità. Il mio compito è quello di rispondere a un quesito dell'autorità giudiziaria che impartisce una delega. In questo contesto l'ufficio ha svolto una serie di approfondimenti e attraverso questi approfondimenti ha avuto la possibilità di riscontrare ciò che era riscontrabile. D'Urso dice: in cella mi trovavo con Tizio, Gaio e Sempronio. Noi abbiamo riscontrato che in cella si trovavano Tizio, Gaio e Sempronio. Riferisce di un determinato evento e noi ricaviamo attraverso le fonti aperte che quel determinato evento in quel periodo probabilmente non era stato oggetto di particolare interesse mediatico e quindi era ancora ovattato, non era molto, molto noto. Dice ancora il collaboratore: una di queste persone era questo Antonino Mangano, una persona che per 10 anni la Dia di Roma ha cercato in tutti i modi di identificare. Nel momento in cui prendiamo questo Antonino Mangano e prendiamo le leggerità di Antonino Mangano e andiamo a collimare con l'Antonino Mangano che la Dia di Roma non è riuscita a identificare, vediamo che questo Antonino Mangano sarebbe stata la persona che avrebbe disposto un attentato nei confronti del direttore della Dia. E andando a prendere i tabulati della persona che avrebbe dovuto portare a compimento questo attentato, vediamo che ci sono quei rapporti telefonici con il GUS del SISD, con Stefano Delle Chiaie, con Menicacci e così via dicendo, ma anche riscontriamo la presenza di persone vicine a Luigi Sparagio che scappano dalla via dove si trova l'ufficio del direttore della DIA nel periodo in cui doveva essere consumato l'attentato. Questo è l'accertamento che ho fatto io. Senta, lei ha accertato, siccome il collaboratore D'Urso fa riferimento ad una partita Lazio-Udinese, al termine di questa partita, secondo il narrato offerto da D'Urso, doveva essere eseguito l'attentato all'Olimpico, lei ha accertato quando si è tenuta la partita Lazio-Udinese nel 1993? Se ne è parlato diffusamente in tutto il primo processo. Ne ho parlato anche io durante il primo processo, diffusamente. Non capito. La via era via dei gladiatori, peraltro, in cui c'era il pullman. Certo, assolutamente. C'erano dei lavori della SIP in quel momento, durante il passaggio al cavallo dei carabinieri. Dico, ma lo ricorda questa data o no? No, a memoria ma non me nell'informativa ricordo. Che ha illustrato in questa sede, avvocato, ci sono, voglio dire, riferimenti alla domanda che lei sta facendo? Certo.
Sì, e c'è scritto se ha accertato o meno questa partita? Non l'ha accertato, sto chiedendo se se lo ricorda. Se ricorda se era il 93 o il 94. Se lo ricorda, se non lo ricorda poi andiamo ad accertare diversamente. Solo questo. Se ricorda se era il 93 non, non, non o il 94. Non comprendo io questa sorta di esplorazione. Vabbè. Lei stamattina, poc'anzi, ha fatto riferimento al teatro Parioli e quindi alla presenza di Graviano e Matteo Messina Denaro durante una trasmissione del Maurizio Costanzo Show. L'ha accertato soltanto mediante le fonti aperte oppure ha avuto la possibilità anche di visionare delle foto o comunque dei video che ritraevano questi due soggetti, quindi Graviano Giuseppe e Matteo Messina Denaro? Allora, posso rispondere? Certo. Allora, io più volte ho fatto riferimento al fatto che anche per ragioni di speditezza investigativa e visti i brevissimi tempi a disposizione per poter dare riscontro a una delega, processo in itinere, abbiamo fatto certamente anche attraverso le fonti aperte, laddove le fonti aperte siano state ritenute fonti attendibili. Sulla questione che riguarda in modo particolare la vicenda della presenza del Maurizio Costanzo Show nel 1992, vi è una presenza abnorme di contenuti attendibili in rete, dove si fa riferimento anche a una serie di riscontri svolti dalle forze dell'ordine che io non ho acquisito in questo contesto, così come è fatto riferimento anche delle intercettazioni ambientali presso il carcere di Ascoli, ove lo stesso Graviano avrebbe fatto riferimento a questa vicenda del Maurizio Costanzo Show. Va benissimo. Senta, lei ha fatto riferimento anche al collaboratore Sparacio. Dico, lei ha verificato l'esito di quella indagine su De Gennaro? Come si è conclusa? Se vi è stata un'archiviazione? Se è nato un procedimento penale? Se ci sono state delle condanne? È stata archiviata? Allora, nel corso della posizione ho fatto una precisazione e ho detto che a prescindere, al netto di quelle che sono quello che è il narrato del collaboratore di giustizia e che è quella che può essere stata l'evoluzione sia di quel procedimento anche della complessiva posizione di Luigi Sparacio come collaboratore di giustizia, quindi al netto di tutta quella che è l'evoluzione da un punto di vista giudiziario, per noi era importante il riferimento documentale che abbiamo acquisito dei collegamenti oggettivi che desumiamo dai tabulati dei telefoni in uso a Sparacio, da cui si evince un collegamento con Stefano Delle Chiaie, Stefano Menicacci, Adolfo Sarabè, un telefono del GUS riconducibile al SISDE, persone legate all'estrema destra e il telefono cellulare intestato all'autoparco di Milano, nonché l'altro riscontro oggettivo che riguarda le persone che hanno reso testimonianze in riferimento alla presenza di Leone Rosario e di altri quando se De Gennaro si trovava in quel locale, nonché la presenza di persone che erano legate a Luigi Sparacio che si sono date alla fuga mentre si trovavano sotto l'ufficio del direttore della DIA. Se poi non vi è stato un fumus per poter arrivare all'esercizio dell'azione penale, se si è archiviato, io questo non lo so, però per me da un punto di vista investigativo è più che sufficiente quello che ho acquisito. La faccio con riferimento a Crea Teodoro classe 36, cioè se avete avuto la possibilità di accertare se nel periodo compreso tra il 2000 e il 2005 lo stesso fosse detenuto, libero, dichiarato latitante. E non è indicato anche questo? No. E la risposta è uguale, allora, avvocato. Perfetto. L'ultima domanda, ha accertato la proprietà in capo al barone Placido Pasquale di terreni tra
Siderno e Roccella Ionica. No, il riferimento che noi facciamo su Placido è un riferimento che riportiamo attraverso le fonti aperte. Per quanto riguarda il punto precedente, invece, l'ultimo capoverso dell'informativa, l'ufficio scrive: con riferimento alla comunicazione numero 125 del 12/5/2022 e dalla contestuale disposizione con questo ufficio sull'evasione della presente delega, si fa riserva. Quindi su alcuni punti non abbiamo avuto il tempo di poterli evadere, quindi dovevamo poter depositare in tempo utile. Nessun'altra domanda? Va bene. Ci sono altri interventi? Sì, io Presidente, qualche domanda. Prego, Procuratore Generale. In relazione a quest'ultima domanda, e quindi alle verifiche su Facchineri e Crea, potrei essere io, diciamo, in possesso di dati non completi, ma lei riesce, voglio dire, a individuare il periodo a cui fanno riferimento? Perché qui si parla genericamente di un non gradimento rispetto ad una elezione, non ad una elezione ancora, voglio dire, da perfezionare, non so se sono chiaro. Quindi lei è in grado di dirmi se i riferimenti che fa il collaboratore sono al periodo che ha indicato l'avvocato o sono del tutto generici rispetto ad accadimenti anche passati? No, almeno che io ricordi, i contenuti delle dichiarazioni sono contenuti che rimandano a un progetto, ma non fanno riferimento a una data o un periodo finestra temporale. No, perché l'avvocato, come lei ha sentito, ha fatto riferimento ad un arco temporale 2000-2005. No, questo non. Quindi lei è indicato 2000-2005 nel verbale? No, lo ha detto l'avvocato. È vero che ho fatto riferimento ad un arco temporale ben preciso, che è l'arco temporale che riguarda le elezioni, sì, però nel il verbale, no, del collaboratore non fa riferimento, 2005, fa riferimento a quello che era la progettualità per quelle candidature elettorali. Quindi quale sia stata la data? Sì, sta rispondendo alla mia domanda, però sta guardando lui. Quindi 2000-2005 è il mandato di Chiara Vallotti. Quindi abbiamo riferimenti temporali o lì si parla genericamente di un mancato gradimento rispetto ad una elezione? No, non mi pare che ci siano riferimenti temporali. No, per capire, ecco, quali riscontri era possibile fare, visto che non c'è un'indicazione precisa sul periodo. Allora. Allora, il riferimento, riporto quello che indica il collaboratore, perché altrimenti diventa complicato. Alle elezioni regionali calabresi del 2000, l'Alleanza delle Cosche della Piana di Reggio aveva appoggiato Tizio, che aveva appoggiato Chiara Vallotti. Poi? Ricordo che alle elezioni di Chiara Vallotti, che non era gradita all'elezione, quindi è un qualcosa che avviene prima. Questo colloquio tra i due avvenne alla mia presenza mentre io ero latitante. L'incontro avvenne in uno ripetuto del Luca vicino di Zigoni. Ricordo che c'era anche Gianluca Facchineri. Quindi non è indicato lo spazio temporale di riferimento, che comunque è da collocarsi probabilmente in data antecedente a quello dell'anno 2000. Va bene. Senta, l'avvocato Aloisio, in relazione alla finestra temporale qui indicata invece in maniera molto precisa, 78-79, poco dopo l'omicidio di Aldo Moro, quindi stiamo parlando delle dichiarazioni di Bruzzese, in relazione al presunto incontro nell'Agrumeto con Bettino Craxi e Silvio Berlusconi. Non si contesti in alcun modo il fatto che fossero già noti per averli visti in televisione. Le chiedo, lei nel verificare, diciamo, questa circostanza, ha tenuto in considerazione che nel 1974 era già sorta Telemilano 58, che nel 1977 Telemilano 58, riferibile a Berlusconi... Presidente, mi scusi, è suggestiva. Ma è suggestiva. L'avvocato, no, poi lei si opporre, lo interrompe. Lei ha già capito il senso della domanda del procuratore generale, ma io ancora no.
Sono dati nella mia disponibilità. Prego, ha tenuto in considerazione che nel 1974 era stata già fondata Telemilano 58 da Berlusconi, che nel 1977 Telemilano 58 si avvaleva della collaborazione di Mike Bongiorno, che nel 1975 era stata già fondata Milano 2, che nel 1977 Berlusconi era azionista del giornale di Montanelli e che l'8 giugno del 1978 Berlusconi aveva formalmente fondato la Fininvest a Roma? Aspetti, prego avvocato. Sì, presidente, c'è opposizione per due motivi. Uno, comunque la domanda è suggestiva. Secondo motivo, io ho chiesto l'apparizione di Berlusconi in TV, non le attività. Il carattere di... se è apparso in TV prima del 78-79. Allora, questo è quello che ha chiesto lei, avvocato, e ha avuto la risposta. Ora il procuratore generale sta facendo un'ulteriore domanda, e cioè se il test ha accertato una collaborazione. Sono due aspetti diversi, mi sembra, no, di capire. Quello poi rispetto al profilo di domanda suggestiva, noi chiediamo eventualmente al procuratore generale questi dati, da dove lo stesso procuratore generale li ha tratti, e prima che possa rispondere il test. Ecco, potremmo sapere questo, se è menzionato nell'informativa o no, se è un notorio che ha il procuratore generale. No, sono dati notori che io traggo, voglio dire, da documentazione, voglio dire, facilmente reperibile su qualsiasi fonte aperta. Presidente, allora, ora, rispetta, Presidente, però, prego, avvocato. Comunque non sono argomenti che vengono posti in questo momento sulla mia domanda precedente. Lei parlava di una persona che era totalmente sconosciuta e quindi non nota. Sì, è sempre comunque un argomento che è correlato alla sua richiesta di precisazione. Evidentemente il procuratore generale vuole un'ulteriore Io ho capito che l'avvocato sostiene che Berlusconi fosse sconosciuto ai più nel 1978. A me questo non risulta e lo ricavo da plurime fonti disponibilità di... Voglio dire, queste sono poi valutazioni. A me la domanda sembra ammissibile nei termini in cui abbiamo precisato noi. Allora, se ci sono queste, se sono state accertate questi aspetti da parte sua o se non sono stati accertati. Allora, io stavo guardando un attimo una precedente informativa nel primo processo, dove a lume di naso dovrebbe aver riportato tutti questi dati che mi riferisce il nella ricostruzione il procuratore, Sorrenti, dice lei. Che è la ricostruzione che io faccio nell'informativa Sorrenti, dove riporto la storia Fininvest. Un attimo soltanto. Allora, intanto rilevo dalla precedente informativa che avevo fatto sulla vicenda dell'evoluzione della televisione privata con i decreti Berlusconi tra l'84 e l'85, c'è un inciso dove preciso un piano aziendale di installazione parcellizzata di ponti ripetitori per il rilancio del segnale, un'alternativa di acquisizione alla fonte delle architetture di comunicazione di terze parti, una necessità di carattere tecnico-logistico che il gruppo Fininvest avrebbe disimpegnato attraverso la elettronica industriale di Lessone, un'azienda posseduta da Adriano Galliani nel 1975 e dal 1984 inglobata nel gruppo Fininvest, per poi essere ceduta nel 1996 al gruppo Mediaset.
Quindi qui in questa parte informativa faccio riferimento all'azienda di Adriano Galliani, elettronica industriale, nel 1975, poi passata direttamente nel gruppo Fininvest. Mi va bene così, Presidente, documenterò in maniera diversa tutti i passaggi che ho appena evidenziato. Ma dovrebbero esserci l'informativa, perché sì, mi ricordo che l'inserito. Credo di sì, credo di sì. Ci sono altre domande? Avete concluso? Va bene. Allora, possiamo licenziare il testo, eh? Se non ci sono altre domande. Grazie. Dovere. Allora, per la prossima udienza possiamo programmare, Procuratore Generale, l'audizione dei due collaboratori, sì, di giustizia. Sì, Presidente. Ma io direi che potremmo, non lo so, dipende. Procuratore Generale, pensa che noi in due udienze, in un'unica udienza, potremmo sentire, non lo so, entrambi, Presidente. O facciamo... Non so dirle, prudenzialmente forse ci converrebbe citarli in due udienze distinte. Va bene, e allora... Citerei prima Fondacaro e poi Bruzzese. Allora, la prossima udienza quando è? Benissimo, allora il 14 sentiremo Fondacaro e il 21 Bruzzese, giusto? Se poi ci sono problemi si possono anche invertire, l'importante è che non perdiamo queste due udienze, va bene? E allora il Procuratore Generale, come per gli altri collaboratori già sentito, fornirà tutte le indicazioni e si provvederà alla loro citazione in videoconferenza, in videocollegamento. Va bene? D'accordo. L'udienza è tolta. Grazie.